Allora, siamo con Paolo Pagnoni, il responsabile della sede LED Antinori dell'AMPI di Fano. È appena terminata la conferenza stampa nella quale l'AMPI di Fano ha presentato il suo programma per il 2013. Paolo, dici quali sono le iniziative principali, diciamo, di questo nutrito programma? Sì. Quest'anno, una mattina mi sono svegliato che è giunta la quarta edizione, sarà molto più ampia, partita il 23 di marzo e si chiuderà il 1 di maggio. Molti sono gli appuntamenti culturali, alcuni di questi da ricordare sono quelli con Ondina Peteani, prima staffetta partigiana d'Italia, che si terrà qui nella sezione AMPI qui a Fano, in via dei Cupis 2. Il 22 aprile avremo un incontro, per esempio una proiezione di un film che si chiama Life in Italy is OK, in collaborazione con Emergency, e questo verrà proiettato in 100 città italiane in contemporanea. Poi avremo Fame di Resistenza, che è un appuntamento importante perché è la cena con la quale noi ci finanziamo ogni anno, e quest'anno sarà al ristorante Il Gioco di Novilara. E poi abbiamo sicuramente il 25 aprile, la data in cui con le istituzioni noi, diciamo, siamo a fianco per festeggiare e celebrare la liberazione il 25 aprile. Ma un appuntamento al quale tengo a sottolineare è sicuramente quello del 26 di aprile, che si chiama Liberazione, in cui poesie, letture e brani sulla resistenza verranno letti in piazza da cittadini che vogliono appunto dedicare qualche riga su quello che è il concetto della liberazione e dell'antifascismo. Un altro appuntamento sicuramente da sottolineare, e qui torno un attimo indietro, sono quello di Metauriglia di Fano, il Circolo Albatros, si chiama Memoria Resistente a Metauriglia, una rassegna di eventi che racconteranno il borgo di Metauriglia attraverso la resistenza, attraverso le foto d'epoca. E ancora uno, mi pare che sia quello appunto di martedì 23 aprile, che riguarda 27 agosto 1944, la Fano Città Liberata, una rappresentazione teatrale a cura degli studenti della Scuola Media Statale di Lucrezia di Cartoceto e degli ITC Battisti di Fano. E durante la conferenza stampa hai detto che vuoi fare una proposta concreta alla prossima amministrazione che subentrerà a quella uscente, diciamo, sempre legato al discorso dell'AMPI. Sì, ci terrei molto, perché credo che l'antifascismo debba essere sempre ricordato, soprattutto da quelle amministrazioni che difendono i principi della Costituzione, quindi dell'antifascismo. Mi piacerebbe che ci fosse un assessorato che magari abbia la delega alla diffusione e alla cultura della Costituzione italiana e dell'antifascismo. Questo è il messaggio che porteremo alle prossime amministrative, alle prossime, diciamo, amministrazioni che a Fano governeranno la città. Bene. Il programma, diciamo, puntualissimo è visionabile su internet, credo, no? Sì, è visionabile su internet, la pagina Facebook, quella su della sede dell'AMPI, diciamo, la pagina Facebook, sì, dell'AMPI, okay. che verrà pubblicato tra qualche giorno, immagino. Sicuramente, insomma. Già da domani sarà sul sito. Va bene. È con noi il vicepresidente della provincia di Pesaro, che ha partecipato all'iniziativa. E gli chiediamo, innanzitutto, ci dica di questa sede dell'AMPI, che sappiamo che è un locale provinciale, insomma, che è stato recuperato brillantemente. Sì, faticosamente, perché è l'unico spazio che noi abbiamo su Fano, l'unico immobile, diciamo, di nostra proprietà, e quindi la scelta di destinarlo all'AMPI è una scelta politica molto forte, molto significativa, e siamo contenti perché da un anno e mezzo, due, quando l'AMPI l'ha presa in gestione, è diventato un presidio democratico importante, un luogo dove si svolgono molti eventi culturali, anche non tutti legati, diciamo, all'attività dell'AMPI, ma in senso ampio. E quindi, ecco, una cosa positiva del nostro lavoro di amministratori. E poi la cosa di cui sono più contento, che di cui questa mattina ho parlato, nell'ambito delle iniziative che l'AMPI ha organizzato per la celebrazione del 25 aprile, ce n'è una che si tiene la sera del 23 aprile alle 21.15 alla Sala Verdi del Teatro della Fortuna, che riguarda, dedicata alla liberazione di Fano. E qui siamo intervenuti con un finanziamento come amministrazione provinciale, perché il progetto presentato dall'AMPI è stato, nell'ambito di una procedura di bilancio partecipativo che abbiamo organizzato, che si chiama Più Cultura, uno dei progetti più votati dai nostri concittadini. A questo progetto, a cui hanno partecipato 64 associazioni che hanno ciascuna presentato una loro proposta,
Hanno votato quasi 6.500 cittadini residenti nella nostra provincia e quello dell'Ampi è stato uno dei progetti più votati, quindi anche questo è un motivo di grande soddisfazione. Sì, io ho ricordato il ruolo dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia in un momento di difficoltà per la nostra nazione e soprattutto in un momento di difficoltà delle famiglie italiane, delle donne, degli uomini, in riferimento alla questione del lavoro, alla mancanza del lavoro e anche alla mancanza dei diritti, oltre al fatto di essere stati un po' tartassati dal punto di vista anche morale, perché non c'è solo una questione economica, c'è anche una questione di essere privatizzati dei diritti di cittadinanza e un po' i partiti hanno abdicato al loro ruolo di intermissione nei confronti con i cittadini. Questo ruolo noi lo vorremmo che i partiti per esempio ritornassero ad avere un ruolo esprimendo la democrazia, cioè ritornando la fiducia nei confronti dei cittadini. Questo è un ruolo che noi sentiamo molto e che incalziamo i partiti, le istituzioni anche a svolgere questo ruolo, soprattutto in riferimento alla vita democratica che in questo momento noi troviamo e dobbiamo rilevare che ci sono molte difficoltà. Quindi non solo un compito di ricordo che è sempre diciamo importantissimo, ma anche un ruolo attivo in quello che è la difesa dei principi nati dalla Resistenza e della Costituzione. Mi sembra sì, di noi, capire. Noi ricordiamo il sacrificio, e quest'anno è iniziato il 70° della Liberazione, noi ricordiamo il sacrificio di donne e uomini che nella Resistenza hanno consegnato la Costituzione al popolo italiano. Sacrificio che non è solo degli ultimi 3 anni, ma un sacrificio che è iniziato per tutto il periodo fascista, perché se qualcuno pensa per esempio che il fascismo sia stato un fascismo iniziale, un fascismo buono, noi gli ricordiamo che la stessa marcia su Roma è un frutto di violenza, che l'assassinio di Matteotti è un segno di violenza, che chi ha mandato in carcere Gramsci e ha chiuso i partiti democratici, ha chiuso le cooperative, ha chiuso i sindacati. Questi non sono gesti di un fascismo buono, questo è il vero senso del fascismo. Chi ha combattuto questo e ci ha dato oggi la democrazia e ci ha dato una carta costituzionale vanno doverosamente ricordati. Però non ci fermiamo a chi ha consegnato la democrazia all'Italia. Vogliamo che questa democrazia venga mantenuta e che la Costituzione venga applicata, perché non è necessario, non sono importanti solo le annunciazioni. La democrazia va applicata e quando si parla, la Costituzione va applicata e quando si parla del lavoro, questo deve essere il primo problema fondamentale dei partiti e delle istituzioni. Noi su questo ricordiamo a chi è di dovere, che devono fare. E se mi permette una cosa, in questi giorni si parla del Presidente della Repubblica, della elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Ora c'è un gran parlare se deve essere uomo, donna, giovane, anziano. Noi riteniamo che prima di tutti deve essere quello che la Costituzione prevede, cioè garante della Costituzione e quindi garante dell'antifascismo, perché l'antifascismo è stato lo strumento e la forza di quelli che oggi noi possiamo garantire la libertà. Siamo con la tesoriera dell'Ampi di Fano, della sede Ledantinori di Fano, Maddalena Balice. Allora, com'è andato quest'anno dal punto di vista del tesoro dell'Ampi, insomma, dal suo punto di vista, insomma? Allora, innanzitutto abbiamo iniziato l'attività della nostra sezione con un expo di tessere circa 101 nel primo anno. Nel secondo anno abbiamo avuto un incremento del 30%, quindi le nostre aspettative sono state assolutamente, anche persino superate nelle speranze più, diciamo, più positive.
e abbiamo avuto un'autogestione delle spese tale per cui, pur non avendo avuto contributi di enti vari per motivi di cassa degli enti stessi, e abbiamo autogestito tutte le spese, tutte le iniziative, con l'eccezione fatta del Comune di Urbania, che ci ha dato un piccolo contributo di 200 euro. E abbiamo anche voluto attrezzare la nostra sezione di quelli che sono, diciamo, gli strumenti per poter esercitare le nostre attività minime, quindi un videoproiettore, tutti quei supporti, diciamo, dalla pennetta alle casse acustiche, per cui abbiamo comprato questi beni che sono durevoli e che ci faranno in modo che i prossimi anni il nostro bilancio possa essere addirittura più positivo rispetto all'attuale, che comunque è ottimo. E tra i nuovi tesserati, l'età media, come sono giovani? Allora, paradossalmente abbiamo dei tesserati giovani, molto giovani, e piuttosto in là con l'età. Cioè, forse... Sì, forse diciamo che... forse l'età che è meno presente sono i quarantenni, perché al di sotto dei 30, al di sopra dei 50 sono le nostre tessere più numerose. Siamo con Francesca Polverari, responsabile della comunicazione della sede ANPI di Fano, che ci vuole illustrare, diciamo, una iniziativa molto particolare. Sì. Benvenuta da parte vostra. Sì. Sì, infatti quest'anno abbiamo dato vita praticamente alla nascita di una piccolissima per ora biblioteca dell'ANPI, che raccoglie per adesso dei libri dono di un fondo di Lucilla Omiccioli da parte della famiglia Omiccioli. E da questa biblioteca speriamo di allargarci, avere altri fondi, altri libri da poter consultare, e li catalogheremo e quindi saranno poi consultabili per tutta la cittadinanza, e siamo molto onorati e molto, insomma, contenti di poter aprire questa biblioteca che raccoglie testi storici, testi filosofici e testi sulla resistenza. Quindi è un invito a tutti i cittadini, a chi vuole venire a consultarli. Noi siamo sempre aperti il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 presso la sede ANPI in via De Cuppis 2 a Fano, e da adesso, oltre, insomma, a tesserarvi all'ANPI e a ricevere notizie, potete anche consultare la nostra piccola biblioteca.